benvenuti a questa edizione del TG 2000. Vediamo subito i titoli di oggi, venerdì 26 gennaio. Inaugurato il mammografo di ultima generazione all'ospedale di Urbino. Urbino è capoluogo di provincia, il riconoscimento si aspettava dal 1860. Possibilità del terzo mandato per i comuni sotto i 15.000 abitanti, il parere del sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Nuova scuola secondaria di primo grado a Sant'Orso di Fano, presentate le modalità di iscrizione. Walter Veltroni a Fano per la presentazione del libro di Matteo Ricci, Pane e Politica. Apriamo l'edizione di oggi con l'incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle 12 sulla A14 tra Fano e Pesaro al chilometro 169 direzione nord. A scontrarsi un auto articolato e un'auto, nello specifico si tratta di un Range Rover. Quest'ultima, dopo l'impatto, si è fermata tra la prima e la seconda corsia di marcia. Sul posto per soccorrere i feriti sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco. Ad effettuare i rilievi di legge e stabilire le dinamiche del sinistro la Polizia Autostradale di Fano. Presente anche personale di Autostrade per l'Italia che ha regolato il traffico e ripristinato la circolazione stradale. E continuiamo spostandoci al carcere di Montacuto ad Ancona, dove questa mattina intorno alle 6 è stato trovato morto nella propria cella un detenuto di 36 anni di origini tunisine. A dare l'allarme sono stati i compagni di cella. Sul posto sono intervenuti 118 e Croce Rossa, ma i soccorsi sanitari sono stati purtroppo inutili. È il terzo decesso che si registra dall'inizio di questo 2024 nell'istituto di pena anconetano. Il 5 gennaio si era tolto la vita in una cella di isolamento un detenuto di 35 anni, mentre nella notte tra l'11 e il 12 gennaio è morto per cause naturali un altro detenuto, si tratta di un 41enne algerino arrestato pochi giorni prima per spaccio di stupefacenti. Cambiamo tema e ci spostiamo ad Urbino, una giornata importante per l'ospedale Ducale. È stato infatti inaugurato un mammografo di ultima generazione, un investimento di 1.700.000 euro in totale con gli ultimi interventi per il nosocomio Ducale, fondi per attrezzature e macchinari investiti dalla regione, da aziende, associazioni e cittadini. Vediamo. Sì, con questa donazione che è il frutto di una cooperazione tra Regione Marche, azienda sanitaria territoriale e soprattutto i cittadini, viene dotata la Breast Unit di Urbino con questa tecnologia innovativa che è assolutamente necessaria, indispensabile per garantire l'aumento di screening senologico alle donne che la Regione Marche ha portato da 45 fino ai 69 anni. Una donna ogni tre ha questa patologia e quindi c'è un grande interesse del servizio pubblico a garantire la cura e soprattutto la prevenzione di questa malattia. Questa nuova dotazione, come ha efficacemente illustrato sia la primaria della radiologia sia la primaria oncologica, riesce a individuare la cellula da cui scaturisce la patologia in modo assolutamente preventivo e riesce a garantire poi ai chirurghi l'eventuale asportazione o la cura della patologia con chemioterapia o altri strumenti di cura oncologica. Naturalmente è una tecnologia che non esiste in molte altre regioni. Qui a Urbino con la Breast Unit, con il professor Magalotti, la dottoressa Manna che ha fatto emozionare un po' tutti, si sottolinea come ci sia un'eccellenza di livello nazionale. Un gioco di squadra, c'è stato un tessuto sociale molto attivo che ha contribuito in maniera importante a questo acquisto. Sì, ho ricordato nel corso dei miei saluti come senza questo sforzo bellissimo di carità delle associazioni, questo principio si chiama di sussidiarietà, tutto ciò che i cittadini possono fare per il pubblico devono fare, ricordavo che è stato inserito addirittura in Costituzione, quindi a Urbino oggi c'è la dimostrazione plastica di come questo territorio reagisca e valorizzi tutte le sue energie e tutte le sue possibilità. E grazie a tutto il lavoro di squadra che facciamo, io faccio niente da sola, è la squadra che vince, sia in ospedale che con le istituzioni e la gente, così si vince, insieme vinciamo. Ha fatto da legante, un legante importante per tutte le persone che hanno molta riconoscenza, hanno detto che sono state guidate da lei in maniera... Ho semplicemente fatto il mio lavoro, niente di più.
Oggi è un bellissimo giorno per l'ospedale di Urbino, per tutta la comunità urbinate, perché siamo qui ad inaugurare non solo il nuovo mammografo, che è un mammografo di ultima generazione all'avanguardia, ma anche l'apparecchiatura per la biopsia stereotassica, quindi immediata, che è stato acquistato grazie alla grande raccolta fondi partita, richiesta dalla dottoressa Manna, a cui hanno risposto con grande generosità tutte le associazioni e tantissimi privati cittadini, quindi è un bellissimo momento di festa, di grande qualificazione del nostro ospedale, che si conferma come punto di riferimento importante e strategico non solo per la nostra provincia, il nostro entroterra, ma anche a livello regionale e per tutta la comunità, proprio per questo bellissimo risultato ottenuto con l'aiuto di tutti. Sì, con tanta commozione e tanto orgoglio oggi mi ritrovo qui a questa inaugurazione di questa apparecchiatura veramente straordinaria di diagnostica mammografica, con la collega della radiologia, senologa, la dottoressa Manna. Avevamo iniziato un percorso quando io ero direttore dell'oncologia di Urbino, per un percorso senologico che fosse al servizio di tutte le donne dell'entroterra, del Montefeltro e non solo. E diciamo che questo si è sempre perfezionato, ingrandito nel tempo, è passato attraverso la creazione anche di un'unità dipartimentale di senologia. Mancava ancora il rinnovo delle apparecchiature, delle attrezzature, che come sappiamo, oltre alla professionalità dei medici, dei radiologi in particolare, è un elemento essenziale per le diagnosi sempre più precoci e quindi sempre più salvavita per le donne. Sì, effettivamente è veramente un giorno importante, perché stiamo inaugurando un mammografo qui all'ospedale di Urbino, mammografo al quale ha contribuito la banca di credito cooperativo del Metauro. E in questo caso noi come banca siamo riusciti ad ottemperare anche a ciò che dice il nostro statuto, ovvero non solo quello di contribuire alla crescita economica del territorio, ma anche alla crescita sociale e al benessere dei cittadini che nel nostro territorio vivono. Le donne delle contrade sono state artefici di questo progetto, tante le attività svolte, avete fatto da incubatore, questo acquisto è anche merito vostro, dalla città per la città. Certo, ci siamo impegnate con l'aiuto di tutti gli urbinati, perché da solo non riesci a fare niente, la nostra associazione si impegna, ci crede, ci mette tanta forza, tanto impegno e coinvolgiamo tutta la città, tutte le ditte, tutti gli urbinati, qualsiasi persona ha dato il suo contributo per ottenere un ottimo risultato e siamo molto contente. Le donne delle contrade fanno tante attività, tutte rivolte alle donne, una panoramica sulle numerose attività che proponete. Allora, iniziamo con gestire la Pink Room, che è una stanza rosa in ospedale dove diamo un servizio gratuito a tutte le pazienti oncologiche, un servizio estetico di capelli, parrucchiera, il benessere della persona che in quel momento viene un po' perso. In più facciamo anche dei cuscini noi proprio manualmente con delle stoffe in cotone che servono alle pazienti operate di tumore al seno per sostenere l'intervento, per alleggerire il peso del braccio verso il corpo dove hai la ferita. E rimaniamo ad Urbino per il riconoscimento della città ducale come capoluogo di provincia, si aspettava dal 1860. Una giornata storica per la città di Urbino, perché è stata riconosciuta capoluogo di provincia dopo un decreto del 1860, ben 164 anni per essere riconosciuta provincia Pesaro e Urbino. Allora, è intanto una bellissima notizia e quindi faccio le congratulazioni all'amministrazione comunale che è riuscita in questo obiettivo che diciamo andava avanti dal 1860, quindi finalmente sono riusciti in questo traguardo. Ci sono, ovviamente è un provvedimento, questo decreto legge che è stato diciamo approvato ieri in Consiglio dei Ministri, adesso dovrà diventare legge come sapete. Che cosa prevede?
prevede? Prevede intanto la possibilità del terzo mandato per il sindaco, si applicheranno le norme dei comuni superiori a 15.000 abitanti, quindi un aumento del numero dei consiglieri che passeranno da 16 a 20, un aumento del numero degli assessori da 5 a 6, o a 7 mi pare, da 5 a 7. Quindi, diciamo, una maggiore rappresentatività e un maggiore riconoscimento proprio alla democrazia intesa come partecipazione e come rappresentatività dei consiglieri e degli assessori della cittadinanza, di un maggior numero di cittadini. Quindi questo mi sembra un bellissimo risultato. Urbino è capoluogo di provincia, un risultato atteso tantissimi anni, un traguardo veramente importante per tutto il territorio regionale. Le Marche non smettono di stupirci, dopo Pesaro, capitale della cultura, Urbino finalmente capoluogo dopo la decisione che era stata presa nel 1860. Ma non è un riconoscimento soltanto per Urbino e per la nostra regione, è un riconoscimento di identità e di valore per tutto il nostro Appennino e per tutti i nostri territori interni. Questa è un po' la politica della giunta regionale del presidente Acquaroli: pari dignità all'entroterra rispetto alla costa, pari dignità della costa rispetto all'entroterra, nessuna distinzione tra grandi e piccoli centri, tra nord e sud della regione. Quindi una giornata importante per Urbino, una giornata importante per la politica italiana che riconosce finalmente l'Appennino come un valore aggiunto per il sistema economico non solo marchigiano ma nazionale, e Urbino oggi porta la bandiera di questi territori. Una giornata significativa per Urbino in maniera particolare, un lungo percorso dato da anni di attività e di lavoro. Sì, una giornata storica, epocale per la città di Urbino, ma credo per un riconoscimento dato a Urbino, ma per tutto l'entroterra, perché per l'entroterra avere un capoluogo più vicino credo che sia significativo per tutti. Ma noi questo riconoscimento lo aspettavamo da 163 anni, perché chiaramente dal Regio Decreto del Re non era mai stato confermato, e quindi questo decreto del Consiglio dei Ministri devo dire che ci ha reso una grande gioia, una gioia per avere consolidato uno status che era sempre così in bilico. Oggi sappiamo che siamo capoluogo e non co-capoluogo, perché entrambe le città di Pesaro e Urbino sono entrambe capoluogo, ma soprattutto che non ci sarà più messo in dubbio che lo siamo, perché a volte alcuni ministeri ci considerava capoluogo, a volte no. Questo status ormai ci garantisce per sempre che Urbino è capoluogo, e tutti i servizi, a partire dal Tribunale, ma da tutte le forze di polizia presenti dentro il Comune, in Comune, ma soprattutto anche tanti altri riconoscimenti. Faccio un esempio fra tutti: noi l'abbiamo avuto come capoluogo i fondi del PNRR dedicati, ma non è sempre stato così, qualche volta non venivamo riconosciuti. Io ho fatto questo percorso da molto tempo, ma non venivo mai ascoltato. Da quando il Presidente della Regione Acquaroli ha deciso di venire con me a Roma, al Ministero, dal Ministro prima Lollobrigida, poi Piantedosi, che si è impegnato, e lo ringrazio per aver portato avanti questo percorso, veramente non ci credevamo più, perché ormai ne avevamo chiesto tante volte e non veniva fatto. E finalmente è arrivato, e devo dire che è un momento storico anche per un altro motivo, perché questo governo regionale, questo governo nazionale sta dimostrando di fare le cose e non raccontarle. Ed Urbino è un caso particolare: da un lato capoluogo di provincia, dall'altro sotto i 15.000 abitanti. Questo decreto legge dà la possibilità per il terzo mandato anche per le città appunto sotto i 15.000 abitanti. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini. Ecco, questo fatto del terzo mandato mi ha fatto un po' anche sorridere. Chiaramente sono felice che sia stato approvato, perché riguarda tante amministrazioni, tanti comuni, mi pare 1.500 in Italia, 1.200, adesso non mi ricordo il numero, però quando si scriveva sulla stampa si scriveva che a Roma ieri facevano il terzo mandato per Gambini, come se l'avessero fatto solo per Urbino. Invece ci sono tanti comuni anche importanti, come Vallefoglia, come Colli al Metauro, come Fermignano, come Urbagna, come Cagli, tutti che hanno questa possibilità, i sindaci che hanno questa possibilità, si hanno governato bene.
e se sono rivotati dai cittadini, perché questa è la cosa importante, non è che uno si candida per acclamazione e quindi si nomina per acclamazione, bisogna essere votati. Io per quello che mi riguarda, con la mia maggioranza che mi chiede a gran voce di continuare questo percorso, dovremmo fermarci, decidere cosa vogliamo fare per il futuro, perché io non mi candido tanto per candidarmi eventualmente, ma voglio sapere cosa facciamo anche con il peso che Urbino può avere a livello provinciale per sbloccare determinate situazioni che spesso rimangono bloccate perché non si prendono le decisioni. Allora è opportuno parlare prima dei programmi, ma che non riguardino solo i singoli comuni, ma che riguardano tutta un'intera provincia che deve svilupparsi e deve creare le infrastrutture per far sviluppare questi territori, soprattutto ovviamente quelli dell'entroterra che sono più penalizzati, come è noto a tutti. Continuiamo a parlare ancora di Urbino per un riconoscimento importante. Si è infatti aggiudicato il primo posto come migliore città d'arte in Europa. L'Italia al top per quanto riguarda le città d'arte, con un podio che vede Urbino, Lecce e Mantova. La classifica è stata stilata da Holidoo, portale di prenotazione di case, appartamenti, vacanze tra i più noti d'Europa, valutando i dati di Google Maps relativi a parole chiave legate alle 7 principali discipline artistiche. Ci spostiamo ora nella città di Fano, per la precisione nella nuova scuola secondaria di primo grado a Sant'Orso. Scopriamo insieme le modalità di iscrizione. A Fano sarà possibile iscrivere i propri figli alla scuola secondaria di primo grado Sant'Orso per il prossimo anno scolastico 2024-2025. L'istituzione della nuova scuola è stata deliberata dalla Regione Marche da pochi giorni. Non ci sono così stati tempi tecnici necessari per l'adeguamento della piattaforma unica dedicata alle iscrizioni online, secondo la nota ministeriale annuale. È una novità, è la nascita della scuola secondaria di primo grado Sant'Orso, l'istituzione, diciamo così, che diventa parte integrante anche dell'altra novità, che è l'Istituto Comprensivo Sant'Orso. Da quando? Dall'anno scolastico 24-25, quindi sarà effettivamente attiva dal 1 settembre 2024. È una grande novità perché è il quarto istituto comprensivo nel comune di Fano e perché consente di avere una scuola secondaria di primo grado in un territorio nuovo per Fano, che è appunto il territorio del quartiere di Sant'Orso, che diciamo si estende da Sant'Orso a Rosciano, Bellocchi, Carrara, Cucurano, Falcineto, insomma come riferimento territoriale, una scuola che qui non c'era. La nostra oltretutto è una scuola che lavora su 5 giorni, quindi anche la scuola secondaria che si attiverà dal 1 settembre prossimo sarà su 5 giorni, dal lunedì al venerdì per 30 ore, quindi dalle 8 alle 14, mentre l'ampliamento dell'offerta formativa prevede pomeriggi dalle 2:30 circa alle 4 del pomeriggio, fatto che consente di avere anche una pausa pranzo nella nostra scuola. I ragazzi non dovranno uscire, potranno portare il pranzo da casa oppure accedere al servizio di lunchbox. I pomeriggi sono offerte formative nate grazie alla collaborazione della scuola con enti del terzo settore, quindi parliamo da laboratori su giochi di ruolo che non riguardano il digitale, a potenziamento e aiuto nei compiti, a laboratori di teatro, di canto, di musica, laboratori di inglese, di scienze o laboratori finalizzati a sviluppare competenze digitali, proprio tecnologiche. Una cosa importante che va detta è che, essendo la nuova scuola, tecnicamente il codice meccanografico, che è quel codice che contraddistingue ogni singolo plesso scolastico, non è ancora inserito nel sistema Unica, che è la piattaforma alla quale accedono le famiglie per iscrivere i propri figli. Quindi, esclusivamente per questo anno scolastico, l'iscrizione avverrà attraverso un'altra modalità. Sarà il medesimo modello, che è un PDF in questo caso editabile, che è stato inviato a tutte le famiglie e comunque è stato pubblicato nel sito. Le famiglie ce lo invieranno via mail oppure potranno recarsi nella nostra scuola per realizzare l'iscrizione anche con il nostro aiuto e il nostro sostegno. Tutte le mattine, 8 e 14, quando la scuola è aperta, la segreteria, gli uffici sono aperti, il pomeriggio, il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 17. Il 27 di gennaio, un sabato, la scuola farà un'apertura speciale
proprio per presentare questo progetto. Ci saranno anche laboratori per i ragazzi e la segreteria aperta appunto per accompagnare le famiglie all'iscrizione. Torniamo ad Urbino, a Teatro Sanzio, dove nella mattina di oggi le scuole della città hanno celebrato la giornata della memoria. L'assessore comunale alle politiche educative Francesca Fedeli ha sottolineato il grande valore dei lavori dei ragazzi, definendoli creativi, emozionanti ed efficaci. Un lavoro reso possibile anche al lavoro in sinergia di dirigenti e docenti. Un momento importante di riflessione, conoscenza, confronto per ricordare il passato per un futuro migliore. Ci spostiamo ora a Fossombrone, dove è stata firmata la convenzione tra l'associazione Hauser locale e il comune per l'ausilio nella gestione delle strutture museali per la durata di 2 anni fino a fine 2025, dunque, una sinergia di cui l'assessora al turismo Federica Romiti sottolinea l'importanza. Infatti, con il progetto Tutti ai Musei ci sarà una cogestione delle strutture museali della città insieme agli operatori di Confcommercio, con una maggiore vigilanza in momenti di maggiore affluenza, migliorando così la fruizione delle strutture della Chiesa Museale di San Filippo e del Punto Iat, garantendo anche una migliore sicurezza delle opere d'arte conservate in questi luoghi. E torniamo ancora a Fano, dove Walter Veltroni con Matteo Ricci hanno parlato dell'ultimo libro di Matteo Ricci, appunto, Pane e Politica. Ha visto la presenza di Walter Veltroni a Fano la presentazione del libro Pane e Politica per un centrosinistra che torni a vincere. A scriverlo Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente di Ali Autonomie Italiane Locali. La prefazione è dello stesso Veltroni. È importante per la democrazia, è importante perché le persone non perdano l'attenzione, la passione, la partecipazione, ma abbiano voglia di esserci, di fidarsi, di non ridursi a essere semplicemente degli spettatori o dei followers. La democrazia è fatta di cittadini che partecipano e non di gente che applaude o fischia. Ricci ha illustrato l'obiettivo del libro. Pane Politica è il tentativo di fare e sperimentare davvero una nuova partecipazione. Da una parte riscoprendo un valore antico, cioè quello di andare a cena a casa delle persone, ma tutto in diretta sui social, con la possibilità di far diventare queste cene delle vere cene condivise per migliaia di persone. Ci sono tante storie, tante analisi interessanti sulle ragioni della sconfitta del centrosinistra, ma tanti spunti, tanti ideali, tante proposte per ripartire, fare un'opposizione efficace ed essere il prima possibile alternativa di governo. E poi c'è qualche idea mia, diciamo, sulla fase politica attuale, italiana, europea. Abbiamo bisogno di fare opposizione comune, l'abbiamo fatto sul salario minimo, lo stiamo facendo sulla sanità pubblica, dobbiamo farlo contro il disegno di legge per l'autonomia differenziata che divide l'Italia, invece l'Italia andrebbe ricucita in un momento storico come questo, quindi abbiamo bisogno di tenere insieme le opposizioni su alcune battaglie comuni e poi ognuno si proporrà per le elezioni europee con il proprio simbolo, ma dobbiamo assolutamente avere una competizione cooperativa, così l'ho chiamata, una contraddizione in termini, perché dovremo competere ognuno con il proprio simbolo e io ovviamente proverò a dare una mano al mio partito, al Partito Democratico, ma dovranno le opposizioni collaborare, perché altrimenti rischiamo che la prossima tornata elettorale non produca alcun tipo di cambiamento. A prendere parte alla presentazione anche Renato Claudio Minardi. Il libro di Matteo Ricci è uno spaccato della società italiana che riflette, che vuol reagire rispetto al risultato elettorale del 2022. Attraverso i pranzi, le cene, gli incontri che Matteo ha fatto in tutta Italia si legge la società. E una cosa è emersa, ed è una cosa della quale sono estremamente convinto, che la società sia molto cambiata, che sia affidata troppo agli slogan e al leaderismo, ma bisogna riscoprire, anche utilizzando i social, ma non solo i social, il rapporto umano, il rapporto tra le persone, lo stare insieme, il discutere, il ragionare, a volte anche il litigare, ma anche le idee che si mettono insieme portano comunque all'elaborazione di un'idea nuova, di un'idea più importante. Quindi chi fa politica deve avere la consapevolezza di stare in mezzo alla gente, ascoltare, capire i problemi della gente e provare a tradurli in un'occasione, in un'opportunità, perché chi fa politica ha il dovere di saper interpretare i bisogni e tradurli in atti concreti. E ascoltare, stare in mezzo alla gente è la base per fare bene.
Uno sguardo ora agli appuntamenti dei prossimi giorni. Domani, sabato 27 gennaio, l'inaugurazione della postazione del defibrillatore a Canavaccio di Urbino. L'appuntamento è per le ore 16 alla BCC del Metauro. A seguire, come da consuetudine, una simulazione e spiegazione sull'utilizzo corretto del defibrillatore. E sempre domani ad Urbino l'evento Urbino dice grazie al Teatro Sanzio. Si renderà omaggio alle associazioni e ai cittadini che aiutano e lavorano per la città con un momento di musica e divertimento con l'urbinate Stefano Ligi. Uno sguardo anche a domenica 28 gennaio, l'assemblea dei catechisti è in programma per il pomeriggio di domenica, appunto dalle 15.30 alle 19.30. Si terrà a Montecchio di Vallefoglia e riguarda le arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado e Pesaro. Sempre domenica 28 gennaio, nell'ambito delle iniziative incluse nei festeggiamenti della settimana dedicata a Vallefoglia, da Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, è in programma un percorso guidato per la visita di Montefabbri, il piccolo borgo medievale gioiello di Vallefoglia. L'iniziativa è dalle 9.30 alle 13.30 ed è gratuita. Per questa sera il telegiornale finisce qua, io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi lascio ora alle previsioni del Meteo 2000 e vi auguro un buon proseguimento di serata qui su Canale 18. Previsioni per sabato 27 gennaio. Cielo poco nuvoloso o velato. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. Temperature stazionarie.